Ieri ci siamo occupati della conferenza stampa che si è tenuta a Chiaravalle per dire no al parco eolico di San Vito. Oggi abbiamo un video del sindaco di Sansostene, Luigi Aloisio. Vediamolo. Tutti, oggi parliamo delle contraddizioni evidenti dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste nazionali, dei rappresentanti locali, che si contrappongono ad iniziative che invece sono sollecitate, sono sponsorizzate dalle loro stesse associazioni a livello nazionale. Lo si sta notando in questo periodo, per esempio, nel contro l'eolico, nonostante le associazioni nazionali ambientaliste cercano di incentivare e di stimolare alla realizzazione di questi impianti. Faccio alcuni esempi. Se noi andiamo nel sito nazionale di Legambiente, troviamo uno spot pubblicitario al fine di incrementare le iscrizioni, le adesioni a Legambiente. Diventa socio di Legambiente, al nostro paese serve una nuova energia, quella delle rinnovabili. L'unica alternativa contro la crisi energetica e climatica. Ci sono delle immagini successive, se anche tu vuoi un futuro diverso, è il momento di costruirlo insieme. Si parla dei danni atmosferici per l'emissione di fumo altamente pericoloso per la salute e molto importante, si conclude con una immagine significativa di una fabbrica tradizionale che emette un fumo inquinante, un fumo nero pericolosissimo alla nostra salute. È una sovrapposizione di una turbina eolica. Tutto può cambiare, diventa socio Legambiente. E allora mi chiedo, ma che significato hanno le contrapposizioni dei rappresentanti locali contro le realizzazioni nelle varie comunità degli impianti eolici, se le loro stesse associazioni a livello nazionale dicono diversamente? Ma è una cosa assurda. Che cosa c'è sotto? C'è ignoranza e quindi buona fede? Oppure c'è malafede? Questo non lo so, ma certamente c'è qualcosa di strano in queste contrapposizioni. E insignificanti sempre i soliti discorsi del taglio degli alberi, ma noi parliamo di un numero minimo di alberi rispetto a milioni e milioni di alberi presenti in un bosco, ma attraverso certi impianti addirittura c'è la possibilità di un controllo maggiore delle strade antincendio. Ci sono statistiche che dimostrano che dove ci sono, per esempio, i parchi eolici, per esempio nel paese che io amministro, gli incendi montani e quindi la distruzione del bosco è inferiore rispetto ad altre zone. Ma di che cosa parliamo? Ma loro si contrappongono all'eolica a mare, all'eolica in collina che è vicino ai centri abitati, all'eolico in montagna, dicendo delle cose assurde che basta visionare gli impianti esistenti per rendersi conto che sono delle dichiarazioni faziose oppure frutto di una non conoscenza. E basta vedere a consuntivo cosa significa in un paese lavoro, introiti economici e quant'altro, ma soprattutto in una crisi energetica in questo periodo, laddove attraverso le entrate di un parco eolico e quindi la vendita di energia si è compensata parzialmente la maggiorazione del costo dell'energia per una comunità. E quindi, per esempio, nel paese in cui io amministro, non abbiamo avuto i problemi di tagliare delle spese o addirittura spegnere parte dell'illuminazione pubblica, non c'è stato bisogno. Concludendo, dico alle varie comunità: state attenti alle informazioni che vi danno
questi pseudoambientalisti sono certamente informazioni non veritiere. Vi invito a venire a vedere dove esistono gli impianti e i benefici che questi impianti hanno dato alle varie comunità. Concludo con delle belle immagini del parco eolico di Sansostene. Grazie.